Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Come diceva Miriam adesso, non vi parlerò solo di idrogeno, ma più in generale farò un quadro su come sta evolvendo la mobilità elettrica. Eccoci qua. Allora, quello che vedete qui sono le prime auto elettriche che hanno cominciato ad essere prodotte in massa circa 20 anni fa, quelle che sono tuttora commerciate, le hybrid electric vehicle. E ne vedete qui alcuni modelli, in realtà la lista è più lunga. Quello che vi invito a vedere. Anche io ho qualche problema di vista. Avrei dovuto cambiare occhiali, a una certa età succedono queste cose. Allora, queste sono auto che fondamentalmente hanno il motore termico che fa il lavoro grosso ed è accoppiato con una macchina elettrica per sfruttare la frenata cosiddetta rigenerativa, ovvero non buttare via l'energia cinetica dell'auto in calore nei freni convenzionali, ma nel recuperarla in una batteria per poi essere rierogata con la macchina elettrica che diventa motore in supporto al motore termico. Quindi la caratteristica fondamentale è di avere delle batterie piuttosto piccole, vedete il dimensionamento in kilowattora, che sono tali da svolgere questo servizio. E ci sono delle auto che hanno avuto anche, come potete vedere, un notevole successo. La Prius, che è il record di vendite, ha superato i 6 milioni di unità vendute nelle varie versioni che si sono poi susseguite rispetto al momento della comparsa. Poi, dopo un po', si è cominciato a pensare di metterci delle batterie più grosse, quindi di dare più anche autonomia a questi veicoli, più autonomia elettrica. E infatti, vedete, qua ci sarebbe anche il puntatore, magari, ma non. Vabbè. Comunque, se vedete, i kilowattora cominciano a crescere e tra l'altro appaiono qui sistematicamente le batterie agli ioni di litio che inizialmente erano apparse nell'elettronica portatile. È stato il primo step che loro hanno fatto verso l'upsizing e ovviamente sono batterie che sono in grado di dare un'autonomia già più considerevole elettrica di alcune decine di chilometri. Ovviamente però a questo punto la frenata non è sufficiente a ricaricare batterie così grosse, e quindi ecco perché si parla di plug-in hybrid electric vehicle. Perché per ricaricare completamente la batteria bisogna collegare l'auto quando si arriva a casa ad una spina elettrica, ad una presa elettrica. E anche qui la lista è piuttosto lunga, ve ne presento solo alcune, poi si è allungata ovviamente nel tempo e come vedete la Volte e l'Ampera, che poi sono in realtà la stessa auto commercializzata con due marchi diversi dallo stesso gruppo, ha raggiunto anche qui dei livelli di vendita notevoli. Contemporaneamente a queste auto qualcuno ha detto, beh, a questo punto buttiamo via completamente il motore termico e facciamo andare tutto elettrico, ed ecco quindi quelle che oggi chiamiamo BEV, Battery Electric Vehicle, che vanno esclusivamente a batteria. Qua la lista è molto lunga, di nuovo è incompleta quella che vedete qui, ma per darvi un'idea di quanto si stava arricchendo a questo punto il mercato dei modelli messi in commercio, vedete che i range di autonomia nominali fin da allora andavano dai 150 ai 200 km tipicamente. Ovviamente per fare questo la batteria diventava sempre più grossa e sempre più ingombrante a bordo. Ovviamente ricordiamoci anche del fatto che, come tutte le autonomie segnalate dai produttori, sono quelle nominali, poi specialmente se usate questi veicoli di notte dovete accendere i fari, d'inverno dovete accendere il riscaldamento, d'estate dovete accendere il condizionamento oppure far andare il tergicristalli, ovviamente cala abbastanza marcatamente. Per cui le autonomie reali erano di 100, su questi modelli, perlomeno i primi 100-130 km, il che crea quella che viene chiamata range anxiety in inglese, cioè la paura di non arrivare a casa. In realtà è un problema remoto per la gran parte di noi, perché il 97% delle utenze automobilistiche quotidiane è
sta dentro i 150 chilometri, quindi bisogna essere grandi utenti automobilistici per non accontentarsi di questo. Però insomma, dopo un po' qualcuno ha cominciato a pensare più in grande. Il primo chiaramente è stato Elon Musk, ma da qualche anno è seguito anche da altri. Quando io presentavo la fotografia di Elon Musk 7-8 anni fa, tutti mi dicevano chi è questo. Adesso non la presento più perché tanto lo conosciamo tutti molto bene. L'idea geniale di Musk è stata quella di porsi con modelli di alto livello che non competevano con veicoli dove bisognava essere appunto competitivi sotto il punto di vista del prezzo, ma qua bisognava essere competitivi sotto il punto di vista delle prestazioni, e più alto era il prezzo meglio andava. Questo è inutile che ve lo racconti perché lo sapete bene. Hanno cominciato a uscire i vari modelli delle Tesla con batterie ovviamente sempre agli ioni di litio, perché sono tuttora le più performanti che abbiamo a disposizione, ma decisamente più grandi in capacità e in kilowattora, quindi fondamentalmente, che permettevano già da allora autonomie di marcia intorno ai 400 chilometri. Oggi la Model S addirittura viene, ma poi mi assicurano che è vero perché abbiamo un collega in dipartimento che se l'è presa con grande soddisfazione poco fa, supera i 650 km. Ecco. E recentemente si sono aggiunti, ovviamente sono svegliati un po' tardi, ma poi sono svegliati i grandi produttori di auto di lusso, Jaguar, Porsche, Audi, come vedete, eccetera. Vabbè, in questo spiegato vi faccio vedere che cosa ha reso possibile tutto questo. Anzitutto, perché ioni di litio? Nel diagramma in alto a sinistra vedete le diverse tecnologie, quindi a partire, vedete il nickel cadmio, beh, cioè lasciamo perdere il piombo, nickel cadmio, nickel metal idrato e così via. Il litio in termini di energia specifica e potenza specifica surclassa nettamente tutte queste chimiche, ed è il motivo per cui le ha fatte sparire di fatto le altre dal mercato automobilistico. E poi vabbè, lì ci sono altri dati che adesso non sto a precisare in dettaglio perché dovendo raccontarvi tutto in 10 minuti non posso che andare un po' velocino. Qui vorrei farvi vedere, ma io non riesco, c'è il punto, eccolo qua, sì che c'è, dai che l'ho trovato, che gli stessi ioni di litio hanno avuto degli incrementi prestazionali notevolissimi. Il prezzo è crollato nel giro di alcuni anni, ma contemporaneamente anche la densità di energia è cresciuta drasticamente. Quindi è sempre chimica degli ioni di litio, ma con aumenti prestazionali notevoli nel giro di pochi anni, che sono quelli che hanno permesso appunto, ad esempio, la Tesla, parlo di lei perché è eclatante come esempio, ma lo stesso discorso lo potrei fare per la Porsche, per l'Audi e così via, di arrivare alle prestazioni che vedevamo prima. E non ci fermiamo qui, perché oggi qui sta il litio, gli ioni di litio, e con chimiche nuove si pensa di arrivare qua in fondo, come vedete. Qua avevo distinto anodi e catodi, ma questo è un dettaglio che interessa a meno, ma vi dà un'idea insomma di qual è il margine di miglioramento e di sviluppo che si potrà raggiungere nei prossimi anni. E vabbè, questa è di nuovo, fa vedere, non so perché è apparsa adesso, c'era qualche animazione di cui non mi ricordavo, come il costo sia diminuito da circa, cos'era qua, superiore a 1200 addirittura mettevano dollari al kilowattora di una decina di anni fa. Oggi si trovano a 140 dollari al kilowattora le batterie al litio, per testimoniare il progresso anche in termini di competitività. Ecco, allora, vi ho parlato di batterie, vi introduco adesso come funziona una cosiddetta auto a idrogeno. In realtà è sempre un'auto elettrica, questo molti di voi lo sanno sicuramente, ma a qualcuno sfugge, sempre un'auto elettrica dove non c'è la batteria, ci sono i motori, c'è il motore elettrico o i motori elettrici, le Tesla ne hanno più di uno, e l'elettricità è fornita da una cella combustibile alimentata a idrogeno. Il combustibile che la fa funzionare è l'idrogeno, lo vediamo entrare, adesso faccio andare avanti, sì che qua purtroppo non ho il recycling, non l'ho fatto, entra l'idrogeno, si separa in quello azzurro qui sotto, si separa in protone che attraversa si tratta proprio di una PEM, come qualcuno diceva un paio di interventi fa, una proton exchange membrane, mentre l'elettrone è costretto a fare il giro largo, ovvero alimentare il circuito elettrico. Al catodo, protone, elettrone e
ossigeno atmosferico si combinano per produrre acqua. Quindi esattamente come le battery electric vehicle, si tratta di veicoli che sono a zero emissioni, e a differenza delle hybrid nelle varie versioni, che comunque conservano un motore termico. Vale la pena di ricordarlo questo. E andiamo avanti, se riusciamo. Ecco qui, anche qui c'è stata una lunga sperimentazione con modelli di preserie che non vi sto a raccontare. La produzione di serie, la vedete come si è sviluppata a partire dalla Hyundai iX35, che era in realtà una Tucson trasformata appunto in elettrica. Qualche anno fa è arrivato... Mi è partito un dito. Eccolo qua. Ha cominciato a comparire grande protagonista, è comparsa anche come grande protagonista Toyota con la Mirai, che vedete qui sotto, questa è la Hyundai, e poi ci sono anche altri modelli, e come vedete hanno delle prestazioni in termini di autonomia che sono paragonabili a quelle, o superiori a quelle delle BEV di alto livello, e paragonabili alle autonomie dei modelli termici. Qui notate ovviamente che ho scritto lithium-ion. Come mai la batteria? Beh, perché a differenza di una batteria, la cella combustibile nei modelli convenzionali non è una macchina elettrica reversibile, è un generatore che utilizza un combustibile, ma non può fare l'operazione inversa. Servirebbero gli elettrolizzatori, di cui qualcuno ha parlato prima, che nei modelli automobilistici non è il caso di mettere, sarebbe troppo complicato. Per cui si usa, in realtà è un ibrido elettrico in cui la fuel cell è combinata con la batteria al litio, che fa il lavoro delle prime che vi ho fatto vedere, hybrid electric vehicle. Ecco perché c'è quella combinazione. I dati della Mirai li vedete riassunti qui e sono assolutamente notevoli anche come tecnologia della fuel cell, perché può già permettersi, almeno loro dichiarano così, un dato che corrisponde ai target del Department of Energy degli Stati Uniti per il 2030. La competitività di questo veicolo si basa anche su questa tecnologia estremamente avanzata che gli ingegneri di Toyota sono riusciti a mettere a punto. E che cosa si fa in Europa? Anche l'Europa si sta muovendo in questa direzione, più lentamente, ma è una scelta strategica, devo dire, perché me lo diceva un paio di anni fa il responsabile dello sviluppo in Mercedes a Bruxelles. Lo dicono: noi basta arrivare secondi, ma vogliamo arrivare sicuri. Allora, seguendo questa strategia, ecco qui che appunto i grandi produttori tedeschi, Mercedes, BMW, Audi, stanno sviluppando le loro auto elettriche, a cella combustibile, a idrogeno, anche se insomma la cosa non è completamente chiara. Come vedete, un anno fa il direttore responsabile di Daimler diceva: Daimler pone fine al progetto di sviluppo dell'auto a idrogeno perché è troppo costosa. Questa è una scelta di Daimler di un anno fa, ma poco tempo fa Audi invece ha detto: noi invece andiamo avanti con l'auto a idrogeno. Visto che stiamo parlando di opzioni diverse di veicoli elettrici, tutto di elettrico sto parlando, vi propongo un confronto tra due best seller delle tecnologie di base a zero emissioni, quindi la BEV e la Fuel Cell Electric Vehicle, la Tesla Modello 3 e la Mirai di cui vi parlavo poco fa. Le prestazioni in termini di potenza sono nettamente a favore di Tesla, perché ovviamente si pone quel tipo di target, ma se vedete l'autonomia di marcia è confrontabile, il costo è confrontabile, e quindi sono auto che possono fornire, a parte appunto la ripresa che è veramente fulminante, dove l'ho messa, eccola qua, nel caso della Tesla, è molto buona per la Mirai, ma qui siamo a livelli di Porsche. C'è qualcuno che mi racconta che con la sua Tesla Model 3 fa le gare con le Porsche in autostrada e si diverte come un matto.
Vabbè, dov'è la grande differenza quindi tra queste due tecnologie? La vedete qui la grande differenza. Per ricaricare la Model 3 con i suoi, gli ho indicati, 82 kWh di energia da riempire nelle batterie che occupano... Oh, cosa ho fatto? Chiedo scusa. È sotto la mia. È pericoloso questo cosetto. Scappa il dito nel... Allora, dicevo... Eccolo qua. Gli 82 kWh che finiscono in un pianale pieno di piccole batterie cilindriche, questa è la soluzione adottata da Tesla, al litio ovviamente, servono con una potenza domestica, la chiamiamola così, di 3 kW, 27 ore di ricarica, che vuol dire che una notte non basta. È vero che stanno diffondendosi i supercharger di Tesla. Io ho fatto i conti con un 100 kWh, come vedete qui, 100 kW, scusate che è questo, no? 100 kW, vogliono comunque 41 minuti, che non sono tempi da sosta rapida da caffè in autostrada. E invece per fare il pieno alla Mirai, il pieno di idrogeno, bastano pochi minuti, esattamente come quando si fa il pieno ad un'auto termica, benzina, diesel. Però le cose non finiscono qui in realtà, perché c'è anche un altro aspetto notevole. Come mai questi tempi di ricarica così difficili per un'auto elettrica, anche se si chiama Tesla? Perché un conto che nessuno fa di solito è con quale ritmo l'energia viene fornita nel serbatoio quando facciamo il pieno di benzina o di gasolio, tenendo conto del contenuto energetico e dei litri al secondo che mettiamo. È un conto che si fa abbastanza rapidamente. Il flusso di potenza, il ritmo di fornitura di energia, lo vedete qui, 15-20 megawatt. Allora è chiaro che una colonnina per la ricarica di un'auto elettrica da 20 megawatt è difficile averla, molto difficile averla. E questo fa sì che la ricarica di un'auto a batteria sarà sempre inevitabilmente lenta rispetto a quella di un'auto di tipo diverso, in particolare a idrogeno, che è a zero emissioni. Però qual è l'aspetto negativo dell'idrogeno? Lo vedete qui, questo è il livello di sviluppo della rete infrastrutturale di stazioni di ricarica dell'idrogeno. Vi avrei voluto far vedere, tagliato un po' per non rubarvi troppo tempo, qual era la situazione 3 anni fa programmata in Italia e in Europa. Questa è la situazione attuale, questa fotografia, questo screenshot l'ho preso, come vedete, il mese scorso, e mentre la Germania la sta sviluppando in modo imponente e altrettanto sta facendo la Francia, dietro ci sono i grossi gruppi industriali, non so se sono presenti qui rappresentati, sto parlando di Air Liquide in Francia, Linde in Germania, cose simili le stanno facendo anche in Scandinavia, anche se qui non si vede, in Inghilterra. Come vedete l'Italia dorme un po', perché l'unico progetto in funzione da alcuni anni è quello di Bolzano, merito di una visione imprenditoriale molto avanzata di chi ha promosso queste cose lì, in particolare Walter Huber, e solo recentemente Milano si è dotata di un'analoga stazione di rifornimento, tra l'altro a supporto di reti di flotte, meglio di autobus cittadini, che è ovviamente la soluzione più facile da realizzare, perché gli autobus la sera tornano sempre nella stessa stazione di rifornimento, quindi ne basta una. E con questo, non so quanto tempo ho rubato oltre quello concesso, ma avrei finito.